oggi voglio parlarvi un attimino di una tecnica che ha fatto molto parlare di sé nell'ultimo periodo. È una tecnica che ha fatto parlare su YouTube, ha fatto parlare su Facebook, sui social, sui blog, un po' ovunque. È la tecnica della trautaria. Trautaria, un po' come vogliamo, tanto qui le pronunce, dove andate ne trovate una diversa. È una tecnica che non è nuova, nel senso in Italia ormai l'abbiamo da 2-3 anni. È una tecnica che nasce in Giappone, è una tecnica che abbiamo importato da quel paese e in quel paese lì diciamo che è nata. È una tecnica che di sicuro ha una sua precisa filosofia e rispecchia un po' le condizioni di pesca in quel paese lì, nel suo paese d'origine. Chiaramente è stata adattata e specifica ed è specifica per determinati ambienti che troviamo in questi posti. Questi ambienti sono solitamente i laghetti a pagamento, con acqua molto chiara, poco profondi e di dimensioni piuttosto esigue. E questo ha fatto sì appunto che si venisse a sviluppare, creare, nascere questa nuova filosofia di pesca e questa nuova tecnica. Parlo di tecnica perché è una tecnica, non è una derivazione, non è una applicazione di concetti ad una tecnica già esistente. È una tecnica che in tutto e per tutto può ricordare e assomigliare lo spinning, il light spinning, però è differente. In questa tecnica abbiamo una filosofia un po' nuova rispetto a dei concetti che semmai siamo abituati a pensare. Il massimo rispetto del pesce, l'utilizzo di esche specifiche per rilasciare bene il pesce, non toccare il pesce, anche in questo caso, è una condizione fondamentale per un corretto rilascio. Quindi diciamo che la parola d'ordine del trautaria è catch and release, rilasciare tutto il pesce che si pesca. Da noi forse è un po' complesso perché non tutti i laghetti, è vero, ci permettono di fare questa scelta e non tutti i laghetti ci permettono di avere una tariffa agevolata perché facciamo questo tipo di filosofia, questo tipo di pesca rispetto ad uno che invece pesca il pesce e se lo porta a casa. Il trautare, come detto prima, è sia una filosofia perché alla base ci sono dei concetti importanti che si discostano un po' da altri cui siamo abituati a pensare, e è una tecnica un po' differente. È una tecnica che è molto molto light, quindi molto sportiva, utilizza fili e attrezzature molto molto leggere. Infatti si parlerà sempre di esche che vanno da un range minimo di 0,1, perché ci sono anche esche particolarmente leggere, 0,1 a un massimo di 5 grammi. Più in su dei 5 grammi non si parla più di trautaria. Io, ad esempio, già sopra i 5 parlerei di spinning normale. Che poi chiaramente può altro essere light spinning, light game, eccetera. Comunque, dallo 0,1 a 5 grammi di peso dell'esca rientriamo un po' in quello che è la trautaria. Le esche consentite per questa tecnica sono tutte quelle esche che ci permettono di fare un rilascio perfetto e quindi che il pesce non ingoi l'artificiale, che non vada a danneggiare eventualmente l'apparato buccale, le branchie nel peggiore dei casi. Quindi esche come gli hardbait sono avvantaggiate rispetto alla gomma, perché più o meno tutti ci siamo accorti almeno una volta che pescando a gomma il pesce tende ad ingoiarla oppure comunque a riconoscerla di più come alimento, perché è più morbida, perché ha uno scent particolare. Ecco, queste cose non ci permetterebbero un rilascio perfetto dell'animale. E quindi la gomma, l'esca in silicone, non è consentita in questo tipo di tecnica. Mentre invece si utilizzano, soprattutto come dicevo prima, le hardbait. L'hardbait principe della tecnica, di questa tecnica, è l'ondulante. L'ondulanti che ormai hanno preso 10.000 forme, 10.000 colori, ognuno però specifico per una determinata situazione. Inoltre poi, soprattutto in Giappone, un po' meno da noi, si utilizzano anche molto, anche se nell'ultimo periodo si stanno iniziando a vedere finalmente, jerk, crank, popper, tutta una categoria comunque di imitazioni di pesciolini, pescioforaggio, larve, larvette,
che hanno un movimento intanto differente da quello che è il classico ondulante e che ci permettono anche di affrontare leggermente in modo diverso lo spot di pesca e ci permettono chiaramente anche di dare una presentazione differente rispetto a magari una presentazione che il pesce ormai ha visto o rivisto. Ho parlato di mille colori nelle esche, ma mi sono dimenticato di parlarvi di una cosa. Gli ondulanti adesso hanno iniziato ad essere veramente molto più specifici. Hanno assunto forme, dimensioni, spessori molto differenti. E questo probabilmente ci permetterebbe di parlare di ondulanti un altro filmato. Io però, visto che è un filmato introduttivo della Trautaria ed eventualmente spero di portarvene altri, di parlarvi di una cosa, darvi un attimo le linee guida. Gli artificiali generalmente possono essere molto ampi o molto compatti. Quelli più ampi sono specifici per una pesca in superficie, quelli più compatti per una pesca sul fondo. Molto importante è anche lo spessore della lamina. Più è spesso e compatto, più andrà sul fondo, più è sottile e allungato per la superficie. Poi chiaramente ci sono tutte quelle varianti. A seconda poi della forma, lavoreranno meglio recuperi lenti, recuperi veloci, e in calata avranno un rollio diverso marca marca. I colori invece, i colori li possiamo dividere in due, in naturali e di fantasia, e qua di fantasia veramente ce n'è tanti, perché ci sono i bicolor, ci sono due facce colorate, tutto dello stesso colore, e poi i metallici, anche quelli, se vogliamo, è una categoria a parte. Quando utilizzare un colore naturale? Un colore naturale solitamente io lo utilizzo su pesci particolarmente stressati, quindi che hanno già mangiato tanto, e su acqua chiara. Colori più vivaci, pesce particolarmente attivo, eventualmente anche in acqua chiara, e oppure soprattutto vado ad utilizzare colori vivaci tipo il giallo, l'arancione, il rosa fluo, soprattutto in ambienti con acqua sporca, un po' velata a causa di una pioggia o perché il lago è così, o soprattutto se devo andare a pescare sul fondo, dove in quel caso lì magari la luminosità è un po' più bassa, chiaramente su fondali più alti di un metro. Generalmente poi ognuno vede e pensa come meglio crede. I metallici invece chiaramente fanno il massimo quando la giornata è piena di sole e i riflessi chiaramente la fanno da padrona. Anche qui è tutta questione di gusti, di provare e di testare questa nuova tecnica. Abbiamo parlato un attimino delle esche, parliamo invece delle canne, le canne dei fili che si utilizzano. Solitamente le canne sono canne specifiche per questo tipo di pesca, quindi esistono canne da trautaria. Sono canne particolari che generalmente non hanno schiena, o se ce l'hanno, hanno una schiena veramente molto molto ridotta rispetto ad altre canne. Sono canne generalmente, poi ad eccezione di qualche raro caso, tubular, non solid, il che ci permette molto meglio di poter gestire le esche dette prima. Sono canne con una lunghezza intorno a 6 piedi, 6 piedi e 6, quindi non si superano mai i 2 metri, per parlare di unità di misura forse un po' più semplici da capire. Non si superano mai i 2 metri, perché? Perché ci permettono di poter gestire meglio l'artificiale, su laghi diciamo di piccole e medie dimensioni, forse su laghi grandi una 7 piedi ci potrebbe dare una mano in più, però anche nel momento del rilascio una 6 piedi, una 6 piedi e 5, comunque una canna intorno ai 2 metri è di sicuro più facile da maneggiare. I fili che sono utilizzati solitamente non superano le 4 libbre, anche qui circa 2 kg. 4 libbre sono 1,98 kg, in genere questo carico di rottura. I fili che solitamente si usano possono essere il nylon, il fluorocarbon, il trecciato, che comunque tutti più o meno abbiamo utilizzato nel corso della nostra vita da pescatori, e sappiamo tutti quanti i vantaggi e gli svantaggi di questi tre fili. A seconda poi di quello che si utilizza si andrà a guardare il diametro. Generalmente
nei nylon siamo intorno a uno 0,14 forse, forse già tanto, comunque 0,13, 0,14, a seconda della marca, eccetera. Comunque andando a guardare il carico di rottura riusciamo a indirizzarci su uno o sull'altro. Il fluorocarbon generalmente anche questo siamo più o meno sugli stessi diametri, poi anche qui a seconda delle marche la storia può cambiare. Sui trecciati o i PE, anche lì, carta canta, andiamo a vedere il libraggio, tanto sono tutti espressi in libre e quindi in quel caso lì ci risulta anche più semplice. Libraggio che, come dicevo prima, arriva solitamente ad un massimo di 4 libre. In qualche raro caso c'è anche l'eccezione del 4 libre e mezzo e forse anche poco più. Comunque il libraggio più consono è quello intorno alle 4 libre. Qualcheduno di voi si starà chiedendo, ma non si spezza mai, non si rompe mai il filo, il terminale? Può succedere, per l'amore del cielo, però con un piccolo accorgimento, quello di tenere quasi completamente aperta la frizione del mulinello, questo pericolo è veramente limitato al minimo e ci permette appunto di non slamare mai il pesce e ci permette di non rompere mai il filo. Poi con la morbidità della canna, perché queste canne sono canne particolarmente ad azione parabolica, ci permettono anche di assecondare molto meglio le fughe e i salti del pesce per ridurre al minimo quello che è la slamata. Chiaramente se il pesce inizia a saltare, lì diventa particolarmente difficile tenerlo in canna e quindi spesso e volentieri si recupera anche la preda con la canna bassa e soltanto quando inizia ad essere lì sotto i piedi si tira su. La filosofia, come già detto all'inizio, è quella del catch and release, quindi anche gli attrezzi utilizzati per la slamatura del pesce e la sua eventuale cattura sono specifici per questo tipo di filosofia, quindi retini gommati che ci permettono di mettere in sicurezza il pesce nel miglior modo possibile, perché questi retini gommati, uno, non vanno a danneggiare il muco protettivo del pesce e ci permettono anche di non lasciargli quei segni che ogni tanto si vedono su qualche pesce di rilascio, con i classici retini nylon a maglia molto larga sulla pelle. Inoltre ci permettono a noi pescatori di non andare a intrigare la punta dell'amo dentro le maglie del filo del guadino, una cosa veramente noiosa. E inoltre c'è un attrezzo molto importante che è il releaser. Il releaser non è altro che un filo di acciaio generalmente con delle particolari curve che ci permettono di andare a rilasciare in tutta sicurezza l'animale, facendo passare appunto la punta del nostro artificiale all'interno di una di queste curve e poi fare una leggera una leva tra la punta della canna e il releaser per poter rilasciare in tutta sicurezza l'animale. In molti casi questi releaser adesso vengono anche venduti da particolari case, da particolari marchi, però vi devo dire che mi sono fatto fare un releaser da Andrea D'Ortona. Se volete contattarlo, una persona gentilissima vi saprà indicare il releaser migliore per sia il tipo di pesca, sia come siete abituati, sia se siete le prime armi, se siete degli esperti. Saprà indicare, dare la giusta consigli per la curvatura migliore dell'attrezzo. Io vi dico, io me lo sono fatto fare da lui, ho scelto la lunghezza del filo, ho scelto il tipo di manico che volevo e devo dire che è uscito veramente un attrezzo molto funzionale anche per gli ambienti che io frequento. Come avete visto poi in questo filmatino cerco di mettere insieme alla spiegazione anche una piccola dimostrazione di quello che è stata una pescatina così iniziale che ho fatto con questa tecnica, okay? Io vi ho dato un attimino un'infarinatura generale, vi ho dato alcuni concetti che poi chiaramente potranno essere approfonditi. Se avete domande, dubbi, amarezze, scrivetemi, chiedetemi pure qualcosa, come ho già detto in altri video, pagina Facebook, mi ha mandato un messaggio, tanto rispondo abbastanza in fretta, mi ha mandato una mail, commentate, mi chiedete qualcosa, come meglio credete, come preferite, ok? Io vi aspetto, siamo sempre qua e c'è il tasto lì sotto per iscriversi, se ti capita, schiaccia, è un attimo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace,
Io sono sempre qua, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e fate anche un salto sulla pagina Facebook e la pagina Instagram.